Sono a Santiago con il rettore della stupenda e meravigliosa Sagrada Famiglia in Barcellona. A che punto siamo con i lavori nella Sagrada Famiglia? Dopo questi quasi 2 anni di pandemia, in cui si sono fermate tutte le opere, il lavoro in corso, allora sono ritornati i lavori e allora si stanno finendo due delle torri degli Evangelisti. Speriamo che prima di finire quest'anno siano culminate quelle di San Marco e quella di San Luca. Si sta lavorando anche nelle altre due, degli altri due evangelisti, che si spera che possano fi essere culminate l'anno prossimo, e nel 2024 forse si avrà finito la Cappella dell'Assunzione, che è in mezzo al chiostro dietro l'asside. E nel 2025-26 si aspetta di poter aver finito la torre più alta, quella di Gesù Cristo. Dopo si andrà avanti con le altre opere, perché ce ne sono ancora alcune. Allora, adesso si cerca di andare avanti, più tranquillamente. Prima della pandemia si voleva finire la parte più grande nel 2026, con motivo del centenario della morte di Antonio Gaudì, ma con la pandemia questo è diventato impossibile, e allora dopo di questo si pensa andare un po' più tranquillamente avanti, con forza, ma senza fretta. Ecco, Antonio Gaudì, servo di Dio, la sua causa procede, questa bellezza, diciamo, delle pietre che parlano, ma dietro c'è questa personalità, questo uomo di Dio. Nel 1992 si è iniziata la causa di beatificazione con un'associazione che lavora con questo fine. Allora, è un lavoro veramente importante, ma siamo in un passo importante vicino a poter consegnare presso il Dicastero della Causa dei Santi la documentazione necessaria per questa beatificazione. Il risultato è veramente che appare quello di un uomo santo che, così come lui ha fatto una chiesa, questo fare la chiesa lo ha fatto anche a lui. Lo ha fatto diventare un cristiano più consapevole e che ha dedicato di volta in volta più tempo, alla chiesa, l'edificio e anche a tutto quello che significa questo edificio. Quanti pellegrini, turisti accogliete ogni giorno e come li accogliete? Con quale professionalità e con quale catechesi, stile di accoglienza? Allora, c'è la visita turistica nella Basilica e possono arrivare ad essere 15.000 persone ogni giorno. Alla fine dell'anno, si aspetta che arrivino quasi ai 4 milioni di persone, questo 2022. Allora, c'è la visita dei turisti, dove hanno la possibilità di sentire un'audioguida che permette scoprire quello che c'è nella Sagrada Famiglia, ma che hai bisogno che qualcuno ti faccia vedere, ti faccia renderne conto. Allora, anche ci sono delle visite guidate, guidate in modo diverso, anche in uno stile più turistico, per quello che non vuole niente di più, anche pensato per le scuole, per i bambini, e anche una versione più simbolico-cristiana, perché Gaudì quello che ha voluto proprio è fare una chiesa, e una chiesa che parlasse, che servisse anche per quelli che non sono credenti, perché possano e vogliano scoprire quello che la fede raccoglie. E, oltre a questo, ci sono elementi
come ci sono le celebrazioni delle Eucaristie giornaliere, anche molto significativa, la messa internazionale ogni domenica e giorno festivo religioso alle 9 del mattino, in cui veramente un'esperienza unica perché non soltanto si visita, ma anche si vive la Sagrada Famiglia, per quello per cui è stata costruita. E anche quello che possiamo dire è che veramente si fa esperienza di quello che Gaudì voleva che fosse la Sagrada Famiglia. Lui voleva che fosse un anticipo della Gerusalemme celestiale, quella Gerusalemme celeste dell'Apocalisse, del libro dell'Apocalisse, che nella configurazione rappresentasse questa città, ma anche all'interno e nella celebrazione eucaristica si potesse già fare, ecco, degustare un po' quello che si vivrà in plenitudine alla fine dei tempi. Grazie, grazie. Prego.